Allora, nel primo mistero gaudioso abbiamo meditato un messaggio della Madonna avente come oggetto l'amore di Dio, che è la cosa più importante di tutti. Vi invito a vivere, questo è il messaggio del 28 febbraio 1985, nel corso di questa settimana le seguenti parole: io amo Dio. E aggiunge: con l'amore conseguirete tutto, anche ciò che ritenete impossibile. Dio desidera che gli apparteniate completamente. Il cuore della vita cristiana, così come il cuore della vita mariana, perché questa è stata la vita di Maria, più avanti vedremo in una delle meditazioni, ce lo dice lei stessa, è stato un grandissimo amore verso il Signore. Ora dobbiamo, a mio avviso, chiederci tutti, io per primo, se come quanto c'è ed è tonico il nostro amore verso Dio, molto semplicemente. C'è, non c'è, come sta, come non sta, è il motore della mia giornata, è l'anima della mia preghiera, l'oggetto dei miei pensieri, dei miei desideri. Ho imparato a conoscere, a percepire, a riconoscere l'amore di Dio, ho imparato a ricambiarlo in tutto e per tutto, quindi con la vita, con le azioni, con i pensieri, con le parole, con gli affetti, con i sentimenti, con il cuore. Ecco. Il più grande comandamento è amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Ecco. Nel secondo mistero, il titolo del messaggio è Ringraziare Dio ed è del 25 novembre 2016, relativamente recente. E la Madonna ha detto queste parole: in questo tempo di grazia Dio mi ha permesso di guidarvi verso la santità e verso una vita semplice, affinché, vedete, nelle piccole cose possiate scoprire Dio Creatore, innamorarvi di Lui, affinché la vostra vita sia un ringraziamento all'Altissimo per tutto quello che Lui vi dona. Qui chi conosce gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta non avrà difficoltà a capire che questa è una piccola lezione della Madonna su come si vive nella Divina Volontà, no? Allora, la santità è una vita semplice. La vita semplice è quella che è capace di essere attenta alle piccole cose, quindi non è complicata. Sapete quanta gente si complica la vita con tante questioni, con tanti problemi quasi tutti inutili che si fa, tante domande quasi tutte inutili che si pone riguardanti questioni oziose, questioni curiose. Cosa sono le cose importanti? Scoprire Dio Creatore nelle piccole cose. Chi conosce gli scritti di Luisa, no? Tutti quanti ti amo, che Dio ha depositato in tutto ciò che ha creato e che c'è continuamente intorno a noi. Perché? Perché possiamo innamorarci di Lui. Il termine che usa la Madonna era la grande innamorata. Oh, qui è innamorarsi, quindi chi è stato innamorato in maniera umana deve, per farsi un'idea di questa cosa qui, pensare a quando era umanamente innamorato. Quando uno è umanamente innamorato, io lo sono stato, non ho nessuna difficoltà a dirle, ma mica una volta sola, insomma, quando ero più giovane. Cioè, uno quando si è innamorato non pensa altro dalla mattina alla sera, non capisce più niente, non capisce, ed è capace di fare, quando sta bello innamorato, proprio perso, insomma, no? Qualunque cosa pur di far piacere o di stare vicino all'amato, di fare qualcosa, no? Questo dovrebbe essere il nostro rapporto con Dio. E quando questo c'è, la vita diventa un ringraziamento ininterrotto per tutto quello che Lui ci dona. Dicevo oggi durante l'omelia della messa del 31 dicembre che noi ringraziamo Dio comunque, cioè diciamo, ma questo è stato un anno schifoso, è stato un anno brutto, con tante cose brutte, tanti lutti, tanti problemi. Si ringrazia lo stesso. Non è così in un'ottica soprannaturale, perché anche le vicissitudini meno gradevoli della vita sono da Dio disposte sempre per il nostro bene. La seconda parte di questo messaggio: la vostra vita sia un dono per gli altri nell'amore e Dio vi benedirà.
Ma la nostra vita sarà un dono per gli altri nell'amore, nella misura in cui siamo innamorati di Dio. Perché gli altri non sono sempre amabili, anzi delle volte sono tutt'altro che amabili. Non sono amabili gli altri, sempre, spesso e volentieri. E perché amarli se non sono amabili? Li amiamo perché non sono amabili, ma Dio li ama. E se io sono innamorato di Dio, per me ciò che per Lui è prezioso anche per me. E quindi anche se non sono amabili, li amo lo stesso per amore di Dio, no? Come diciamo nell'atto di carità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Ecco, nel terzo mistero abbiamo meditato su un messaggio che si sintetizza come titolo con Adorare Dio. È del 2 di novembre del 2014. Adorare Dio. Allora, la Madonna dice che è contenta di stare con coloro che la amano, che cercano di seguirla. E dice, io desidero essere con voi anche che non mi accogliete. Questo è un primo velato rimprovero. Sono una madre che vi capisce, ho vissuto la vostra vita e ho provato le vostre sofferenze e gioie. Bellissima questa cosa, no? E poi prosegue, voi che vivete il dolore, comprendete il mio dolore e la mia sofferenza per quei figli che non permettono che la luce dei miei figli, di mio figlio li illumini, per quei miei figli che vivono nelle tenebre. Per questo ho bisogno di voi che siete stati illuminati dalla luce e che avete compreso la verità. Vi invito ad adorare mio figlio affinché la vostra anima cresca e raggiunga una vera spiritualità. Questo è il passaggio centrale di questo messaggio. Dobbiamo, a mio avviso, chiederci, potrebbe la Madonna dire a me e a te che mi sono lasciato illuminare dalla luce e che quindi ho compreso la verità e che quindi sono in grado di poterla testimoniare agli altri, quindi illuminare a mia volta il prossimo, aiutarlo a riscoprire la fede. E, cosa ancora più importante, ho imparato che cos'è adorare, perché l'atto, diciamo così, più importante della nostra preghiera è l'adorazione. Adorazione vuol dire riconoscere che Dio è il nostro tutto, vuol dire promettergli qualunque cosa, essere pronti davvero a fare qualunque cosa per Lui, perché Lui ha il diritto di chiederci qualunque cosa, di volere da noi qualunque cosa, di chiederci qualunque sacrificio, di tutto. È il tutto. Tutto si merita, e tutto gli è dovuto, e tutto gli va dato. Cioè, molti uomini pensano che tutto gli sia dovuto, insomma. Sapete quanta gente pensa che tutto gli è dovuto e che tutto il mondo giri intorno a sé? Funziona così. Tutto è dovuto all'Altissimo e tutto il mondo gira intorno a Lui che l'ha creato. Noi per primi. Allora, l'adorazione è il culmine della preghiera. Se io non sento forte nel mio cuore proprio il desiderio, la gioia di adorare il Signore, adorare significa anche sacrificarsi per Lui, no? Con gioia, non come una cosa che pesa, devo ascoltare questa esortazione di Maria Santissima, no? Vi invito ad adorare mio figlio affinché la vostra anima cresca e raggiunga una vera spiritualità. Quindi cosa sta dicendo la Madonna? Vera spiritualità è spiritualità adorante. E quando impariamo a stare davanti al tabernacolo, davanti soprattutto nel nostro rapporto personale con Gesù Eucaristia, e lì comprendiamo che lì c'è proprio tutto e che tutta la nostra forza viene da lì, no? E nella seconda parte raccomanda di pregare per quelli che non hanno conosciuto l'amore di Dio, per gli stessi a cui siamo mandati come testimoni di luce, perché possano aprire il cuore. Infine, ricordate che mio figlio ha promesso che il male non vincerà mai, perché qui ci siete voi anime dei giusti. Oggi,
come tutti quanti sanno, ha reso l'anima a Dio Papa Benedetto XVI. Ha reso anche lui l'anima a Dio, anche lui si è trovato dinanzi al Signore e, come tutti sappiamo, è già stato giudicato dal Signore, anche lui. Solo Dio sa tutto quello che è successo, perché Papa Benedetto ha fatto certe cose, perché si è chiuso in un silenzio continuo, non interrotto neanche dalla sua morte. Io al momento, perché oggi non ho seguito notizie o cose di questo genere, non mi sono arrivate nessuna indiscrezione che abbia lasciato qualche scritto o qualche cosa in cui spiegare il senso dei gesti clamorosi, che indubbiamente sono tali quelli che ha fatto, no? E qualcuno, si percepisce insomma in giro, ha vissuto questo evento come un evento preoccupante, teme un ulteriore, diciamo così, scatenarsi del male a seguito di questo evento. Ma noi non dobbiamo avere paura. Il male non vincerà, ci dice Maria Santissima, perché ci siete voi, anime dei giusti, che cercate di dire le vostre preghiere con il cuore. Quindi ci dice le condizioni a cui il male non vince. Cerchiamo di dire le nostre preghiere con il cuore, offriamo i nostri dolori, le nostre sofferenze a suo figlio. Siamo capaci di vivere in spirito di immolazione. Soffriamo? Ottimo, benissimo, offriamo tutto al Signore. E poi, che comprendete che la vita è un battito di ciglio e anelate al regno dei cieli. Ah, tra le cose che abbiamo compreso, quando la Madonna diceva avete compreso la verità, io ritorno su un tema che tanto lo sto dicendo in continuazione. Il terrore che c'è stato negli ultimi 2 anni e mezzo di perdere la salute o di perdere la vita corporale, ma per noi non è questo il problema principale. Non è questo. Per noi il problema principale è comprendere che la vita è un battito di ciglia. Campassi anche 90 anni, in confronto all'eternità è nulla. Però io in questi 90 anni ho la possibilità di guadagnarmi o di perdere il cielo, di conseguire un alto o un basso grado di gloria in paradiso, e questo me lo porto per tutta l'eternità poi. Anelare al regno dei cieli. Un cristiano non c'ha paura di morire. Morire? E andiamo a vivere finalmente nel regno dei cieli che tanto abbiamo cercato e anelato sulla terra. Nessuno di noi è un amante della morte o si va a suicidare, ma se il nostro Signore ci chiama, l'unica nostra preghiera è che possiamo essere sempre pronti all'appuntamento con Lui, ma non ci abbiamo nessunissima paura della morte. Ricordiamo che il bellissimo, durante queste veglie abbiamo letto tante cose della Vergine Maria e negli esorcismi, il testo di Padre Bamonte, il passo più bello secondo me è quello in cui il diavolo deve confessare, obtorto collo, che la Madonna non ci ha avuto mai paura, mai. Con tutti i bau bau che gli ha fatto il diavolo anche a lei, non è riuscita mai a scuoterla nemmeno d'una virgola. E chiaramente i figli di Dio e i figli di Maria sono come lei, paura di niente e di nessuno, solo il santo timore di Dio. E l'unica vera paura che dobbiamo avere, che è quella di perdere la sua amicizia e di andare a combinare qualche guaio che dannarci l'anima. Queste sono le uniche paure che possiamo e dobbiamo avere, non altre. La quarta meditazione, il quarto messaggio, aveva come oggetto la vera sete di Dio, no? Bellissimo. È mio desiderio che i vostri cuori siano riempiti di pace, che le vostre anime siano pure, affinché alla presenza di mio figlio possiate vedere sempre il suo volto. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Chi non è puro non conoscerà il Signore. E nemmeno chi non vive nella pace. Perché Dio è oceano di pace, mare pacifico. Dice, io so come madre che avete bisogno e sete di consolazione, di speranza e di protezione. E poi dice un'altra cosa, guardate che voi coscientemente o incoscientemente cercate mio figlio, perché solo mio figlio, questo lo aggiungo io, è consolazione, speranza e protezione. E poi la Madonna ci dà uno spaccato della sua vita, bellissimo.
Mentre trascorrevo il tempo terreno, gioivo, soffrivo e con pazienza sopportavo i dolori, finché il mio figlio nella sua gloria li ha eliminati. San Paolo scrive: le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria che dovrà essere rivelata in noi. Figlioli miei cari, tra 50 anni, 60, forse 70 per i più giovani, 80, qui sulla terra non c'è sta più nessuno. Finita la terra, se non andiamo all'inferno, in purgatorio, speriamo di no, i dolori sono belli che finiti. Ci rendiamo conto quanto sono relativi i pochi anni di vita in confronto all'eternità? Niente. E adesso glielo offriamo qualcuno al Signore, che sarà mai? Non è mica la fine del mondo, insomma, no? I dolori vanno sopportati, poi la gloria, nella gloria saranno eliminati, anzi, si tramuteranno in medaglie, in titoli di gloria. Ora dice: abbandonatevi a mio figlio con fiducia e speranza, prosegue. Guardando verso di lui, vivete la vita, vedete, ancora con amore. Amare significa donarsi, sopportare e mai giudicare. Significa vivere le parole di mio figlio. Soltanto l'amore veritiero guida alla felicità eterna. Vedete come la Madonna sempre sta sintonizzata sulle frequenze soprannaturali dell'amore. No? Questo era il messaggio del 18 marzo del 2017. Ed infine, concludiamo anche questo primo momento di meditazione per fare i misteri dolorosi, subito e dopo, con lo scoccare della mezzanotte, per chi sta seguendo la veglia in diretta, reciteremo l'inno Acatistos, con cui salutiamo il nuovo anno. Questa è una mia personale devozione che pratico da sempre, praticamente da almeno una ventina d'anni, e il testo di questa bellissima preghiera lo si trova sul mio canale Telegram, che è stato postato per consentire a tutti di poter pregare insieme. In questo quinto mistero il tema era la fiducia in Dio, no? E ancora la Madonna ci dà un altro spaccato della sua vita. La mia vita terrena era semplice, amavo e gioivo per le piccole cose, amavo la vita. Noi siamo dei grandi amanti della vita, dono di Dio, e anche se dolori e sofferenze trafiggevano il mio cuore, noi la vita amiamo lo stesso. Avevo la forza della fede, qui ne parla tanto la Madonna in questo messaggio, e una fiducia immensa nell'amore di Dio. Cioè, tutti coloro che hanno la forza della fede sono i più forti. Avere una grande fede, attenzione che la fede vera è quella che sposta le montagne, eh? La fede vera non dubita di niente e di nessuno, non credete mai che c'è qualche non so neanche io come definirlo, però purtroppo è qualcuno che chiacchiera a vanvera, che va dicendo che sì, la fede però conosce i dubbi. La fede conosce i dubbi. La Madonna non ha mai dubitato di niente e di nessuno, mai. Mai dubitato dell'amore di Dio, neanche quando vedeva suo figlio morire in croce e c'era il diavolo che la stava tormentando, dicendole, suggerendole all'orecchio, dice: ah, vedi, vedi, vedi. E lei no, 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 no. La sua forza, la fede, è la forza che sostiene nel dolore e nella sofferenza. Senza la fede si crolla, amici miei. Tornando all'esempio che ho fatto prima degli ultimi 2 anni e mezzo, a mio avviso sono stati fondamentalmente una grande prova nella fede. E non in molti credo che abbiano superato questa prova, eh. Non in molti. Quando si cade nelle tenebre della paura e del terrore, vuol dire che la fede... Davide ha scritto nel Salmo 23: se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me. Se Dio è con noi, noi non ci abbiamo paura di niente e di nessuno. Questa è la fede. Nessuna creatura che appartiene a Dio, dice la Madonna, sappiatelo, andrà perduta, ma vivrà in eterno. Vangelo, no? Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, mi seguono. Nessuno può strappare dalla mia mano, però le mie pecore. Nessuna creatura che appartiene a Dio. Noi apparteniamo a Dio se facciamo una scelta per Lui, se vogliamo appartenergli, se lo mettiamo al primo posto.
Ogni dolore ha la propria fine. Le sofferenze della vita presente, ripeto, sono un nulla in confronto della gloria futura. E comincia allora la vita nella libertà, la perfetta libertà che si avrà in cielo, dove arrivano tutti i miei figli e dove tutto avrà una ricompensa. Le sofferenze che noi sopportiamo con amore e che offriamo al Signore saranno tutte profumatamente ripagate da Dio. Tutte. E quindi la vostra lotta è dura, sarà ancora più dura. Forse sono parole profetiche per l'anno che si apre, chissà. Benissimo. Dice. Allora, pregate per avere la forza della fede, perché è con la fede che si superano le lotte dure. Seguite il mio esempio. Dice, sarà ancora più dura, ma voi seguite il mio esempio. E confidate nell'amore del Padre Celeste. Io vi incoraggio e con immenso amore accarezzo le vostre anime. Possa essere davvero questo un ottimo auspicio per l'anno che si apre.